Buonasera TG Web di Teletrip, e quindi oggi è il primo novembre, noi anche se è festa siamo qui per darvi le nostre pillole di notizie in questi 5 minuti dedicati. Intanto anche per commentare il giornale che è in uscita domani, l'apertura è sulla Presidentessa del Consiglio di Civitavecchia, Alessandra Riccetti, che è sempre al centro del mediatico della situazione con le sue interpretazioni, col suo opporsi al diktat dei 5 Stelle e del sindaco Cozzolino. Adesso la Riccetti lancia un appello e dice: pensiamo ai problemi veri della città. È proprio con Alessandra Riccetti, poi domani faremo uno speciale dedicato a lei e lo registreremo e poi andrà in onda giovedì, questo tanto per anticiparvelo, ma non per parlare del Consiglio Comunale di Cozzolino, della Giunta, per parlare di Civitavecchia, della citavecchisità che bisogna ritirarla fuori, perché da quella può ripartire tutto, può ripartire il discorso dell'ambiente, della salute, della città, del turismo, tutto quanto, però bisogna ritornare alle origini e tornare all'orgoglio di appartenere, diciamo, alla citavecchiesità, come si dice qui a Civitavecchia. Detto questo, l'altra cosettina che il nostro direttore, quindi il Conte Mascetti, ha dedicato ai leoni da tastiera che sono tornati. Quindi quando uno esprime cose diverse c'è sempre qualcuno all'interno degli attivisti dei 5 Stelle che hanno da ridire e hanno da fare facendo i loro commenti, che lasciano il tempo che trovano, anche perché non sono sicuramente qualificati. Detto questo, poi chiaramente noi rispondiamo per le rime per quanto riguarda quello che si può fare con la carta stampata. Intanto, sempre per rimanere in tema 5 Stelle, ci sono gli appelli fatti a Cozzolino per difendere l'onestà intellettuale, l'onestà e trasparenza sempre dichiarata da lui e dai 5 Stelle, quindi in questo caso, visto che lui è quello rinviato a giudizio, l'onestà dovrebbe ammettere e dovrebbe dimettersi, sospendersi, non lo so, qualunque cosa, ma certo che il tacere o addirittura lo scusarsi, tanto verrò prosciolto, è una cosa che fa un po' sorridere. E anche l'attacco di Forza Italia, ne abbiamo già parlato ieri, cioè dice Cozzolino è rinviato a giudizio, ma la città non sapeva neanche che era indagato, perché i passi a livello giudiziario sono questi: uno intanto è indagato, poi il giudice decide se ci sono gli estremi per rinviarla a giudizio o assolverlo. Quindi la situazione è molto grave, perché il paladino della trasparenza, della legalità e dell'onestà ha taciuto questo per più di, non giorni, di qualche mese, perché i tempi della giustizia sono sempre quelli, non è che cambiano. Ricordiamo che domani è il 2 di novembre e quindi già da ieri cimiteri pieni, cimiteri aperti, per cui nessuno è stato dimenticato dietro, almeno in questo fine settimana. E quindi questa è la situazione. Domani si conclude, oggi che è giorno di festa sono rimasti aperti fino alle 18, quindi lavoro straordinario, ovviamente tutto questo nel degrado totale dei nostri cimiteri, perché non è che le cose sono migliorate, è rimasto aperto, forse è stato leggermente pulito, però il degrado c'è e rimane e nessuno ci mette mano. E poi abbiamo l'articolo di fondo sul giornale di domani, titolato con una bella canzone: pur mi sono scordato di te, perché c'è una voragine all'interno della città, parliamo di terremoti, parliamo di pericoli, parliamo di tutto, però il sindaco e giunta si scordano che anche il Tribunale gli ha intimato di fare i lavori in via Battisti, invece nessuno lo fa e soprattutto nessuno controlla che nella via non si passi, perché quelle le bandiere di New Jersey messe sono state abilmente spostate, quindi c'è voluto qualcuno, qualche muletto per spostarle, perché non è che si spostano a mano, messe ai lati e nella strada si passa, quindi che problema c'è? Quindi abbiamo un ingombro perché non si può parcheggiare e il passaggio totale, e non avviene nella strada delle Molacce, chissà da qualche parte sperduta a Pantano, no, avviene a via Cesare Battisti, la strada che collega via Cialdi a via Giordano Bruno La Posta, una strada dove ci passano tutti i giorni, nessuno fa niente finché non ci sarà qualcuno che casca dentro e poi vedremo. Quindi questo è quello che c'è nelle nostre rubriche: la ricerca dell'equilibrio del dottor Spampinato, poi c'è l'attacco di Civitavecchia, c'è ancora sul forno, l'hotel della discordia, successo apprezzato per il fascio spezzato di Ciancherini, il libro,
poi abbiamo la città e la strada del dottor Fontana e poi chi ha ucciso Lumi Videla, sono dei racconti e riassunti dell'avvocato Tagliaferri. Per quanto riguarda lo sport sapete tutto, l'unica cosa che vi devo dire è che dopo c'è l'approfondimento di Giovanni Pimpinelli. Detto questo, successo ha avuto anche la rubrica dei marittimi, che tornerà sabato con un tema interessante, cioè quello del diritto al voto, che pare che 50.000 marittimi non hanno diritto a votare. Strano, ma vero, ma questa è la realtà. Buonanotte.